Anzi, è una regione che si ritroverà sulle proprie spalle un onere non marginale, cioè quello di diventare un test per tutti. Io, come le dicevo in apertura, sto girando per tutte le regioni italiane, ovviamente dove ci sono gli organi, quindi i consigli regionali e i presidenti. Dopo l'incontro con i presidenti vedo i gruppi consiliari e sto incontrando i gruppi di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU, che sono le stesse forze politiche che a Roma hanno fatto questo atto coraggioso di tagliarsi i ponti alle spalle e di costruire un'alleanza. Sì. E non è così scontato, perché sui territori, anche sui territori ci sono le Resistenze anche, scorie, no? no, ma le ferite anche di una contrapposizione che era fisiologica negli anni che abbiamo alle spalle. Però io l'ho sempre detto e lo ribadisco, è come se fossimo in un'altra Italia, ma è come se fossimo nel 96 quando con l'Ulivo si misero insieme gli ex DC e gli ex PC dopo che se l'era andata di santa ragione. Sui territori questa cosa, questa osmosi sta avvenendo. Ora, per me è un po' più semplice perché avviene su un progetto per il paese, cioè l'autonomia Sì. differenziata, e sta avvenendo a sud come a nord. L'Umbria è costretta a fare un salto davanti ulteriore. Io ci andrò, ci passerò più di qualche giorno, lo faranno anche i miei colleghi al governo, lo farà senz'altro il segretario, ma toccherà soprattutto agli umbri dimostrare che questa alleanza sociale tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, LeU, forze civiche, Può associazioni, essere tra una l'altro il buona scelta, lei candidato dice. presidente è figlio di quella terra, non prenderà ordini. Non si ricorda chi ha votato nel 2018, va No, bene. però non prenderà ordini da nessun No, ma giusto, capezzo, strano che non ricordi. non obbedirà a nessuno perché sarà figlio di una operazione che è civica e politica al tempo Perderà stesso. nel frattempo.